Il Barça ha aperto un espediente, cioè ha aperto un fascicolo, una petizione, insomma, nei confronti di Artur. Che succederà secondo te? E poi secondo te come si chiuderà questa storia? Cioè il Barça rescinderà il contratto, non lo rescinderà, non lo pagherà? È una situazione molto spinosa in un momento molto delicato, perché c'è una stagione da dover finire. È vero che Artur non era più un giocatore imprescindibile, comunque da quando era arrivato Quique Setién il brasiliano aveva un po' perso il protagonismo, aveva meno minuti. Poi quando si è concretizzato il trasferimento alla Juventus nell'affare Pjanic, addirittura ha giocato penso 4 minuti massimo in tutto il finale di stagione, l'abbiamo visto sbadigliare contro lo Sasuna mentre era in panchina, dormire direttamente, non soltanto sbadigliare sì, dormire. E adesso questa situazione è grave, perché i giocatori avevano dei giorni di vacanza, c'è cioè chi se n'è andato a Ibiza, chi se n'è andato a Formentera, chi alle Bahamas, lui se n'è tornato in Brasile e lì è rimasto. Come hai detto tu, in uno dei paesi dove il coronavirus attualmente sta facendo delle cose orrende, uno dei paesi penso con più contagiati, e c'è il rischio che quando metterà piede o in Spagna o in Italia debba fare una quarantena, poi ovviamente dovrà fare tutti i test, tamponi, e il problema è quando tornerà, se tornerà prima in Catalogna o andrà direttamente a Torino. Attualmente io ti dirò che secondo me non lo vedremo più a Barcellona, no, io non credo, una sensazione mia. La cosa che a me lascia un po' così è il fatto che quando si era concretizzato il trasferimento con la Juventus si era già vociferato di una possibilità per Artur di non giocare la Champions. Fu subito smentito, il giocatore fece una sorta di riunione nello spogliatoio con i giocatori e in questa riunione praticamente lui confermava la volontà di giocare la Champions col Barça e di dare tutto se stesso col Barcellona. E adesso, dopo quanto è passato, un mese forse neanche, è rimasto in Brasile dicendo di non voler tornare, di non voler giocare. Questo per me significa non essere un professionista, perché io capisco che adesso l'allenatore non ti sta schierando più da titolare, anche se in Champions League abbiamo così tante assenze che forse lui era anche l'unica opzione da dover mettere a centrocampo, ma vabbè. Però secondo me questo significa non essere professionista, perché il Barcellona ti continua a pagare. Cosa potrebbe accadere? Secondo me il Barcellona non lo pagherà più. Se lui deciderà di non tornare, il Barcellona non lo pagherà più. E mi sembra anche abbastanza giusto. Tu rimani in Brasile, io non ti pago. Lo può fare Giuseppe questo? Cioè il Barça può non pagarlo senza rescindere il contratto? Beh, bisognerebbe vedere appunto tutti gli aspetti legali, sono sempre molto complicati e perniciosi. Certamente si aprirà un braccio di ferro, questo è indubbio, perché in ogni caso Artur è inadempiente per parte del suo contratto, quindi la sua obbligazione non viene posta in essere, il Barça agirà di conseguenza. Certo che potrà tranquillamente farlo e opporsi al pagamento degli emolumenti rimanenti. D'altronde ogni contratto ha un dovuto debt, se tu non dai nulla io non ti do nulla. Tu poni in essere la tua obbligazione, io rispetto la mia, ma se tu per primo non rispetti la tua parte di contratto e quindi sei inadempiente, io faccio un'azione contraria che a mia volta mi permette di non rispettare la mia di obbligazione. Quindi il Barça aprirà, come già abbiamo letto, un espediente. È normale che sia così, ed è normale che il club faccia di tutto per non pagare gli emolumenti rimanenti. Diciamo che piuttosto il problema è tutto della Juventus. Artur sta andando via, lo sta accogliendo la Juventus, e sicuramente non è il miglior biglietto da visita per presentarsi in una nuova squadra.
non solo il fatto di porre in essere questo braccio di ferro, già l'abbiamo visto anche per giocatori che sono venuti da noi e nessuno ha detto nulla, Coutinho, Dembélé, però è l'atteggiamento generale che c'è stato anche prima della, di questa tra virgolette fuga, che non era una fuga, in Brasile, questo mancato ritorno dal Brasile, cioè appunto quella scena molto brutta che abbiamo visto in occasione della partita contro l'Osasuna, Artur che si stiracchiava in panchina senza scarpe, proprio come neanche se fosse stato a casa sua. Non lo so, è anche una cosa così brutta vedere a casa propria un giocatore così rilassato, senza scarpe, una brutta immagine veramente. E quindi quelli sono segnali molto brutti che la Juventus ha già ricevuto, e la Juventus avrà una brutta gatta da pelare, tenendo conto anche quello che un po' era forse lo stile Juventus. Si becca un giocatore che dovranno disciplinare in una certa maniera, e bisogna vedere se Artur avrà voglia di essere disciplinato in quella maniera. Mi riallaccio a quello che avevi detto tu, Max, qualche puntata fa, e cioè che lo vedremo, lo vedranno, lo sapremo più in autostrada, in auto tra Torino e Milano, o in viaggio con Courmayeur, che probabilmente è in campo a Torino con la maglia della Juventus. Ma se c'è un cane che è d'accordo con noi, hai sentito? Vabbè, dai, lo sperrito, lo sperro, questo mi sembra perrito, mi sembra più perro che perrito. Lo sai che il perro mi sa che sia il mio, infatti è il mio. mi sono scordato di chiuderlo fuori. Affantatino, poi è un problema. In qualche maniera faremo. Ma considerate che questo è un cane nero, è un lupo, ecco. E quindi quando sente parlare di personalità più che complesse, complessate, non può che dare il suo assenso a quello che accade. Esattamente, sicuramente sarà così. Comunque, Giovanni, è perro, non è perrito, cioè un cane, non è un cagnolino. No, è in cavallo. È in cavallo. Non so come si dice in spagnolo, ma è in cavallo, non è in cane. Se vi capita di vedere qualche foto Instagram, insomma, vedete che roba è. Perfetto. ma sono sempre piccoline, che quando sono grandi è vero ma guarda, quando l'abbiamo presa c'aveva le zampette piccoline, si sembra è diventato un cervo, veramente. C'è Chiara, la bambina più piccola, ci sale sopra a cavallo. No, ma proprio è un gran perro, esattamente. Decisamente. Senti Giovanni, ma non è per caso che la Juventus già sta pensando che era solo un'operazione, sapeva che era solo un'operazione economica e non tecnica, perché non so se siano vere, dici se sono vere o no queste voci che dicono la Juventus tenterebbe un assalto a Jorginho. È possibile, no, allora, non è possibile. Che Jorginho sia l'uomo chiesto da Sarri non c'è dubbio, che tenterà l'assalto non c'è dubbio, che ci riesce è molto complicato, perché il Chelsea, come sappiamo, non ha bisogno di vendere, non ha bisogno di incassare e può fare mercato, perché comunque è stata anche ferma per un periodo, quindi insomma ha messo, come si dice a Roma, al pizzo un bel po' di milioni di euro da spendere. E considerando in più che la Juve poi c'è in casa Bentancura, e quindi insomma, come dire, volendo il titolare già ce l'ha. Io che la Juve faccia un'operazione solo finanziaria non ho dubbi, nel senso che alla fine dismettono un giocatore di 30 anni, che però a noi va ancora benissimo, prendono un giocatore giovane che se gli va bene hanno fatto l'affare, se non gli va bene com'è possibile, mettono soldi sul bilancio. Ma insomma, io poi penso che la prova provata di quello che sta accadendo è il fatto che Artur sia già sparito dalle prime pagine di tutto sport. Vero, credo che cosa. Già questa Verissimo. Sia un'indicazione abbastanza chiara di quello che si aspettano effettivamente a Torino da questo giocatore.
Diciamo poi, che l'ultimo articolo, diciamo come titolo Pro Arthur, poi nei contenuti non era proprio, però Pro Arthur l'ha pubblicato la Gazzetta, ne abbiamo discusso noi in chat circa 5-6 giorni fa, in cui diceva che l'affare l'aveva fatto la Juventus, ma insomma il lettore con un minimo di intelligenza capiva di no, perché spiegava appunto che Pjanic giocava tutte le partite, era imprescindibile per Sarri, ha fatto anche l'assist probabilmente per il gol dello scudetto nella partita contro la Sampdoria, e invece Arthur sbadigliava in panchina quando non denunciava problemi fisici per non partire con la squadra e andare in trasferta, non ce lo dimentichiamo questo. Quindi da quello è stato l'ultimo articolo, poi è sparito dalla stampa. Il problema è che questi, poi insomma, ce lo siamo detti tante volte. Guarda, a me, io non dimenticherò mai l'uscita di scena da Roma di Emerson. Che veramente fu una cosa indecorosa, e poi insomma non si è segnalato alla storia come uno che ha cambiato né la Juventus né il Real Madrid. Vero. Ma lo stesso Falcao, che insomma per me è come Santa Rita, però insomma fece un casino per uscire dalla Roma, che insomma chi è della nostra età se lo ricorda, sì, sì. Quindi sono proprio modalità che fanno parte di quella cultura, di quel modo di pensare il calcio, e restano così come sono, insomma. Ecco, io guarda, una cosa pensavo, ad esempio quello che dicevamo prima del fatto che il Barcellona potrebbe decidere di non pagare gli ultimi emolumenti. Veramente ormai penso che siamo agli spicci, perché tanto il contratto è di fatto scaduto, quindi forse guarda, ci rimetti di più a fare un'azione legale che a dargli la differenza che gli rimane. Però il Barça secondo me deve dare un segnale, forte, sì, anche agli altri, ma anche per rispetto dei propri soci, insomma, perché non può non farlo. Vedremo, speriamo che questa giunta direttiva lo faccia. Poi questa giunta direttiva è brava nei tribunali, è una delle poche cose che riesce a fare bene, sì. È vincere accordarsi, ancora peggio, però si accorda per svangare le sentenze contro di lei, e le vince invece quando sono... Inoltre io l'ho detto ben chiaro, con Sarri non scherza, eh? Sarri non è che ti va a permettere che fai... Io l'ho sempre pensata come Giovanni Cardarello, cioè essendo un'operazione puramente economica, sì. Come va, ci sono altri che possono giocare. Dice, vabbè, inoltre sta lì... Sì. Va bene, vedremo quello che succede. Questa cosa però, quindi Arthur non ce l'abbiamo contro il Napoli, e speriamo di speriamo di continuare poi dopo Napoli, significherebbe che abbiamo passato il turno. Il Napoli non ce ne avrà Manolas, che si è fratturato. Poi parliamo della Champions. Questo è per la cabala e per la forza del giocatore. Io sono molto contento che non giochi Manolas. Però tornando al discorso Arthur, che quindi lo accennava Giusi, abbiamo dei problemi comunque di numeri a centrocampo, vista la squalifica contemporanea di Busquets e di Vidal. Uno come Monchu. Certo. Ragazzi, ci può stare in panchina, no? Moncio. Ci può stare in panchina. È un grande vantaggio, sì. Diciamo. Perché un Pellegrini in meno è un giocatore in più. Cioè Moncio, un giocatore vero, dal punto di vista della passione, della voglia, della professionalità, è certamente un giocatore in più. Certo. E anche possiamo dire allenato, no? Perché insomma ha fatto la preparazione per arrivare a fare quelle partite, cioè mi è sembrato di vedere anche discretamente bene fisicamente. È un gioco, certo, non parte titolare, non può fare il titolare, però succede qualcosa, insomma, in panchina Setién può ricorrere a giovane Moncho. Ecco, ha un cambio vero, esatto, non ha come diceva Giuseppe qualcuno che è in pantofole in panchina. Ecco, questo male forse un pizzico di bene ci viene incontro. È quello che dico sempre io. Interrompo, ma per Moncho può essere proprio la carta perfetta, cioè il momento ideale,
il carpe diem, il sermoncio è il carpe diem, se dovesse essere utilizzato